Lorenzo Barbieri, tecnico del San Fili Calcio per Interforze Città di Maira. Allora, Lorenzo, abbiamo avuto una partita dove insomma il San Fili, forse facendo il conto delle occasioni, avrebbe meritato sicuramente la vittoria piena. Anche l'ultimo minuto, insomma, il colpo di testa che veramente avevo visto in rete, non diciamo, mi era sceso un po' di male in bocca la partita. Ho visto anche un buon Fronti che per un certo tempo mi ha messo anche in difficoltà, però poi con le due sostituzioni si è riuscito a riprendere un po' le del gioco. Credo che forse con un pizzico più di, forse di convinzione i tuoi giocatori avrebbero, secondo me, portato a casa la vittoria. Ecco. Guarda, dico che noi siamo un gruppo giovane, una squadra giovane costruita da poco. E spesso nei ragazzi giovani si vede un po' la frenesia e quindi la mancanza in alcuni di quella personalità, quella qualità che serve, che stiamo cercando di acquisire. Dico un buon pareggio, però eravamo venuti qua con l'idea di portarci una buona partita a casa. Spero che l'abbiamo fatta, anche perché diciamo, a me serve più che altro la convinzione in alcuni ragazzi, perché sono la maggior parte, sono tutti ragazzi giovani, ma che hanno qualità, ma questa qualità deve essere poi diciamo, tolta fuori, servono dei risultati per maturare la convinzione che siamo una squadra, diciamo che una buona squadra e che ci possiamo giocare alla salvezza in questo campionato. Senti, sei d'accordo con me che forse ancora, siamo ancora una situazione di condizioni per i giocatori, sia per tutte e due le squadre, visto che insomma, non reggono alcuni 90 minuti. Infatti il 10 un buon giocatore, sicuramente, non so, e Bartucci, sicuramente se non sbaglio, con Bartucci che ha fatto anche il gol, alla fine ha dovuto uscire perché non ce la faceva più, insomma, ecco, diciamo. No, guarda, la condizione fisica, noi essendo che siamo partiti un pochettino più in ritardo, allora man mano stiamo cercando di accrescerla, anche se nella maggior parte è una buona condizione. In Bartucci è un elemento che diciamo che quelli più di esperienza della nostra squadra. Le qualità di Bartucci le conosciamo tutti e che lui dovrebbe sacrificarsi un po' di più nella fase difensiva dove lo fa poco. Va bene, comunque dico tutto sommato, dico, cosa possiamo parlare? Di un punto guadagnato o due punti persi? Guarda, Sinceramente, io parlo diciamo, del punto guadagnato e diciamo, con la speranza che queste partite nel futuro poi vengano risolte a nostro favore e non diciamo, con un solo punto. allora, è mancato un po' di cattiva resta porta, diciamo Ma anche si questo. sa, questa è una squadra che in alcuni elementi è molto giovane, è una squadra che deve crescere e che c'è bisogno ancora di molto lavoro. Non hanno diciamo, la convinzione, essendo che loro in passato non hanno fatto diversi campionati importanti. Per questo ci vuole un po' di tempo per trovare quell'amalgama giusta, per cercare di trovare quella personalità in alcuni e quindi migliorare dal punto di vista diciamo, della personalità, della qualità, anche l'organico. Grazie Lorenzo, gentilissimo, ci sentiamo per le prossime giornate, insomma, ciao, ciao. Grazie a te Francesco. Allora, oggi abbiamo anche il nostro amico Andrea Ciao Gabito, Francesco. ecco, tecnico scommettendo di Tefronti per Interforze Città di Maira. Allora, Andrea, penso che una partita dove, insomma, secondo me forse il San Fili meritasse qualcosa in più perché per lezione di gioco, l'ho detto, per il gioco, devo dire che è stato un gioco abbastanza equilibrato, forse il Fronti fisicamente era un po' meglio, però credo che almeno San Fili, grazie anche a Lanzo, diciamo, che ha fatto degli ottimi interventi, ecco, dico. Anche noi, sia il primo tempo che il secondo tempo, abbiamo avuto la possibilità di andare sul 2-1 più di una volta. Vaccaro due volte a tu per tu, non è riuscito ad appoggiare il pallone in porta, va soltanto appoggiare il pallone in porta e non ci è arrivato per un soffio. Davanti lì siamo stati imprecisi un altro paio di volte. Io penso che, non penso che meritava più di noi o che ha tirato più in porta di noi il San Fili oggi. Senti, comunque, dico, primo punto che dà fiducia, insomma. Sì, sicuramente la squadra è in crescita. Dovevamo recuperare degli uomini importanti, ancora ne stiamo aspettando qualcun altro, possiamo soltanto crescere. La strada è questa qua, sappiamo che sarà difficile, che sarà lunga, che dobbiamo in tutti i modi
cercare di stringere i denti e di sacrificarci di più, però oggi sono contento per la prestazione, ti ripeto, io penso che possiamo recriminare tranquillamente anche noi, perché no, ci sta un po' stretto, sicuramente, però dico, noi, io una cosa, io penso sicuramente, guarda, noi penso che il fronte secondo me deve fare una cosa, cioè non dico tu perché tu c'è forse il giocatore qualcuno perché deve capire che non siamo la prima categoria. Sì, no, allora, e qualcuno ho visto ancora in condizione non perfetta, ho visto un grande Iarucchino e un grande Carchetti che hanno fatto un'ottima partita. Sì, però non dimentichiamo, quando io ho detto che alcuni uomini stanno recuperando, parliamo di Dicello che ha avuto delle difficoltà fisiche, ora sta rientrando, Vaccaro la stessa cosa, stiamo aspettando ancora Caruso, quindi ti ripeto, ancora stiamo cercando di recuperare tutti gli effettivi. Possiamo soltanto crescere, quindi questa qua è la strada, con tanto sacrificio, e sappiamo che sarà dura fino alla fine della stagione. Dobbiamo fare una cosa, il primo gol storico del fronte in promozione e il primo punto anche storico. No, mi dispiace, il primo gol è stato... Ah, scusa, hai ragione, il primo punto storico almeno. È il primo punto storico, sì. Speriamo che riusciamo a farne altri. Però ti ripeto, abbiamo fatto anche un buon volume di gioco. Ti ripeto, sono contento per la prestazione. Tu mi vieni a dire che hanno fatto qualcosa in più il Sallucido? Non credo. Il Sanfile, non credo. Io penso che possiamo recriminare anche di... Allora, sul conto delle azioni, il Sanfile forse qualcosa in più l'ho fatto sicuramente. Diciamo che hanno preso un po' di più la porta, noi per un filo non ci siamo arrivati o ci hanno rimpallato il tiro. E comunque la strada è questa qui. E poi dobbiamo fare un'altra cosa. La partita è finita 1-1, quindi... Un'altra cosa comunque, che il pareggio del Sanfile è stato su uno sbarione difensivo, ecco, quello è anche vero. Sì, diciamo che c'è anche il fallo sul giocatore nostro, perché la gomitata gliela rifilata, lì l'arbitro non è stato impeccabile perché quella era punizione netta, poi Lanzo stava uscendo, quindi diciamo che è così, però più che sbarione, ti ripeto, si è visto chiaro dal campo, l'intervento c'è stato su Carchetti, quindi fischi quello, non succede niente, restiamo 1-0 noi. Vabbè, visto. Poi abbiamo preso per ospite la nostra submissione giovedì prossimo. Sarà un piacere. Magari io chiamo i nostri amici che ci seguono anche di mandare qualche email, pure per fare qualcosa da mandare ai nostri mister. Certo. Perciò aspettiamo tutte le email da parte vostra, che poi manderemo l'indirizzo per poter parlare. Ecco. Grazie Andrea a voi. E alla prossima. Ciao, buonasera.